Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione lo SteelSeries Arrival 300. Per meglio dire, insieme ad altri nuovi prodotti ricevuti dalla SteelSeries, abbiamo voluto richiedere anche questo preciso modello di mouse, che è semplicemente la versione aggiornata sotto il piano della nomenclatura, quindi del nome, del classico Rival che abbiamo già recensito qualche anno fa. Partendo dalla confezione troviamo il classico design che SteelSeries ha aggiornato qualche anno fa. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del modello con il nome del modello stesso. Nel retro della confezione troviamo ulteriori caratteristiche e immagini. E possiamo procedere dunque a vedere cosa contiene la confezione. All'interno della confezione troveremo semplicemente una sorta di Quick Start Guide, che è praticamente un cartoncino con delle istruzioni per collegare il mouse al computer e scaricare il software di gestione SteelSeries Engine 3. È praticamente parte integrante del packaging, infatti questo lo troverete appoggiato sopra al mouse all'interno della confezione, e troviamo insieme due classici stickers della SteelSeries che poi potrete apporre ovunque voi vorrete. Infine troviamo semplicemente il mouse che, come abbiamo già detto, è lo SteelSeries Rival 300. È stato aggiornato sotto il piano della nomenclatura, giusto per mantenere una nomenclatura della gamma di mouse della SteelSeries completa. Infatti abbiamo il Rival 100, il Rival 300 e il Rival 700, che ricorderete abbiamo già recensito anche qualche mesetto fa. Partiamo dal mouse, quindi possiamo osservare il classico design, un design classico ed elegante, una colorazione full black. Nella parte superiore è classica con un rivestimento soft touch di colore nero. Nel dorso troviamo il logo della SteelSeries che verrà gestito da una retroiluminazione di tipo RGB. Nella parte più bassa troviamo l'inserto in gomma, in hubs, che potrete rimuovere e sostituire con uno stampato con una stampante 3D con il vostro nome o eventualmente con un'altra scritta a vostro piacimento. Nella parte avanzata troviamo i classici due tasti principali dotati di switch Omron con un ottimo feedback come sempre, un semplice tasto per switchare i profili DPI che, se non, non ricordiamo male, sono due di base, quindi potete creare due risoluzioni personalizzate da utilizzare, magari una in gioco e una sul desktop. Una classica rotellina di tipo cliccabile che è illuminata sempre del colore che voi sceglierete tramite il software di gestione e verrà matchata con il logo della SteelSeries nel dorso. Ci spostiamo nel lato di sinistra, dove osserviamo il classico design di questo modello, ovvero una texture in gomma per offrire un ottimo grip una volta impugnato il mouse. Due classici tasti con anch'essi un ottimo feedback di generose dimensioni, proprio per permettere al pollice una maggiore facilità di click e ovviamente di raggiungimento ai tasti stessi. Ci spostiamo nel lato di destra, dove osserviamo solo la texture in gomma che appunto completerà la possibilità di impugnare quanto meglio il mouse. Le dimensioni, come possiamo osservare, rendono il SteelSeries Rival ideale per coloro che hanno una presa di tipo palm grip, ma è adatta anche per coloro che utilizzano una presa claw grip o anche una fingertip vista la lunghezza del mouse. Ci spostiamo nel lato inferiore, dove osserviamo quattro mouse fit posti agli angoli del perimetro inferiore del mouse, e nella parte centrale troviamo il sensore, che è un PixArt 3310, uno degli ultimi che è stato introdotto all'interno dei mouse da gaming, con possibilità di switchare i DPI fino a 6500. Ovviamente la gestione di DPI potrà avvenire come sempre tramite il software SteelSeries Engine 3, che è un software davvero valido per effettuare tutte le modifiche che vorrete. Poniamo, scusate, il mouse in posizione frontale per osservare meglio il design. Infine ci spostiamo al cavo, che è un classico cavo con rivestimento in gomma, e il connettore USB non è placcato oro, ma è un classico USB normale, e niente.
Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete come sempre ulteriori immagini, ulteriori approfondimenti e le nostre valutazioni circa questo modello, anche se, come abbiamo detto, è semplicemente un modello aggiornato sul piano della nomenclatura rispetto al rival classico e che abbiamo già dato una valutazione più che ottima vista la non la perfezione, ma comunque la validità di questo mouse. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione, un saluto allo staff.